Buonasera a tutti. Come sapete, il maggio di Popiglio quest'anno non si potrà fare a causa delle misure restrittive del Covid, ma questo non ci fermerà. E per entrare nello spirito del maggio e con la collaborazione di alcuni amici musicisti, vi vorremmo offrire alcuni momenti di canti popolari, stando vicini anche se da lontani. Possiamo anche partire ora. Li abbiamo portato per le strade di Popiglio. Le strade di Popiglio, come immaginate, sono vuote come le strade di ogni parte d'Italia, quindi è per questo che noi stasera siamo qua. Allora cominciamo, abbiamo chiacchierato anche troppo, cominciamo con la musica e abbiamo deciso di far aprire questo maggio 2020, questo maggio così particolare, a una persona speciale, a una persona a cui tutti noi vogliamo molto bene e che, oltre a essere un grandissimo musicista, è anche un aggregatore di persone, un collettore di esperienze, un raccordo tra generazioni di musicisti, è il comandante Marco Ferrari. Il comandante Marco Ferrari aprirà questo maggio cantando un canto del maggio che si intitola Il maggio della sposa, un canto molto bello, e appunto il comandante che con il suo atteggiamento e con il suo sorriso ci insegna anche che nella vita c'è solamente una cosa che conta davvero, e questa cosa è non arrendersi mai. Quindi il maggio 2020 lo apre il comandante Marco Ferrari con Il maggio della sposa. Ciao, maggio della sposa. Siamo venuti a cantare il maggio qui sull'uscio della sposa, ma la sposa è andata via e nel campo accoglie fiori. Ne ha colti una paniera per portarli a primavera. Primavera, prima e poi cantere maggio per voi. Andrà tutto bene. Ciao. È un grande applauso, naturalmente, anche se noi glielo possiamo fare da vicino, ma glielo facciamo a distanza, gli mandiamo un grande abbraccio a Marco. Adesso entriamo diciamo nel momento in cui abbiamo così invitato degli amici a suonare con noi, e cominciamo subito con il primo
Arriva in questo momento. Ah, una cosa importante, mi sono dimenticato. Un grande ringraziamento va a un'altra persona, un ringraziamento ai musicisti, ma è la persona che vi sta permettendo di vedere quello che state vedendo in questo momento, ed è Luca Dominici, che è a Popiglio e che sta curando la regia di questa trasmissione. Quindi tutto quello che vedete è merito suo. Facciamo arrivare Luca Marco Licheri. Ecco Marco Licheri, ciao grandissimo, come stai? Ciao, buonasera. Beh. Vi presento Marco Licheri. Marco Licheri, per chi non lo conosce, è un polistrumentista incredibile, suona la chitarra, suona l'organetto, stasera suona la chitarra, beve delle Peroni, che è la birra. La birra, scusa? Perroni, che Roni Bargellini, che salutiamo, che dopo sarà con noi. E, insomma, vabbè, Marco Licheri è un attore, un imbonitore di piazze, è un intortatore di pensionate, è un songwriter di grandissimo livello, è un grande amico, insomma, una delle persone con cui all'inizio degli anni 2000 con Sergio Gargini abbiamo, come dire, rimesso in piedi il collettivo folcloristico montano e abbiamo creato, insomma, se non altro ci siamo divertiti un casino, insomma. Marco, come te la passi? Come stai? Sto bene, sono in famiglia, mi godo la famiglia, ho una bimba meravigliosa, sono pieno d'affetti. Siamo in questa bolla, ce la viviamo così. Come si diceva l'altra sera, siamo tra la parte fortunata degli spallati. Bisogna gioire di questo, tutto sommato. Ok, senti, che ci fai sentire? Allora, intanto volevo dire una cosa sul Maggio di Popiglio. Io, la prima volta che ho assistito al Canto al Maggio a Popiglio, sono passati grosso modo, credo, 20 anni. E credo che sia una epifania, una folgorazione, perché la sensazione di libertà che c'è al Canto al Maggio a Popiglio è rara. Ed è una sensazione che ti sconvolge. Si arrivò in una piazza e c'erano delle tavolate, 6 metri di tavolate, tutte piene di bicchieri di vino già colmi, che dicevano: bevimi, prendimi, è tutto gratis, dai, butta gioia e prendi gioia. E questa cosa è sempre cresciuta, sempre cresciuta, sempre cresciuta. Ed è una cosa, e con il concetto del più siamo, meglio è, c'è per tutti. E questa cosa non è catalogabile, non è ingabbiabile in qualche maniera, se esiste il termine, ed è santa. In questo momento va partito il depuratore. Sentite il rumore? È così che va la vita, no? Certamente. È naturale, è naturale. Senti, che ci suoni? Allora, una apertura di maggio, nei confronti della libertà, della bellezza e delle donne. Poi volevo suonare una canzone che ho composto io. Perché il fatto che siamo qua a cantare da casa mi fa pensare a chi una casa non ce l'ha, e quindi a quel tipo di fragilità lì. È una canzone che io ho scritto in ricordo di un personaggio di Pistoia che conosceranno molti, che è Remo Cerini. E poi una canzone sempre sulle donne, una canzone che fa parte del repertorio del Panpentito. Che mette in guardia le donne dall'accompagnarsi se non sono davvero sicure di farlo, perché io il mio pensiero va spesso lì in questa quarantena alle donne che sono costrette a vivere situazioni di violenza e situazioni poco felici, dalle quali adesso è veramente difficile scappare. E questa, Marco, è una bella risposta a chi dice anche che la tradizione è una cosa che serve per rinchiuderci in casa e per guardare con la faccia dietro al passato. I canti popolari della montagna pistoiese ci portano anche delle storie di femminismo di 200 anni fa, quindi credo che sia molto opportuno da parte tua in questa serata farcela ascoltare. Quindi, Ed è bello anche capire che erano ninne nanne, cioè era in qualche quello maniera. che insegnava le bambine. Vero? Eh sì. Vado, così non vi annoio. Quindi la dedichiamo a tutte le bambine che ci stanno ascoltando, le bambine di tutte le età, ovviamente. Venite già da qui, fanciulle belle,
svegliate lì per lì, tra un bacio ed un sospiro, maggio gentile abbiamo tutti nel cuore, noi porteremo in ogni casolare l'ebbrezza dell'amore che sboccia in ogni cuore, come di maggio sbocciano le viole. Madonna bella la sera stasera, bada il sole raso, madonna è bella anche la brana primavera, madonna si vive a caso, madonna si muore a caso, morì di fabbria, di donne, di riordi, di libri ancora di Dio, ma tribolà, tribolà, voglio morire con calma e come Dio io, con calma e come Dio io. Regalo, regalerò sera per sera, fumo di pipa e parole, pesantezza di una leggera, pesantezza di una leggera. Ora 80 anni, da 80 anni ho tramutato la strada in casa mia, la sala è piazza, questa loggia un pergolato, i muri muri, la mia cantina all'osteria, calore dolce di rossa compagnia. E non ho mai chinato il capo amato, dato al mondo il suo valore. E lascia sta sti 400, guarda qui, negli occhi lustri d'un pensatore, dentro la tana di un disertore. Regalo, regalerò sera per sera, fumo di pipa e parole, pesantezza di una leggera, pesantezza di una leggera. Avevo le fighe belle, avevo dei bei vestiti, ora mi sono spariti in un momento, l'orologio d'argento che ci tenevo appesa, una bella catenina, ciondoloni, io mi feci garzoni, calzette sotto veste, la giubba delle feste, un bel cappello, credeva ad essere bello con tutto il suo ballare. Mi tocca tribolare, oh poverina, la sera mattina io sono disperata, ho fatto la frittata, me credete, unsa nella rete dalla mizzi Simona e dalla macellona della mena, preso in tempo appena questo tristo marito, mangiare il pappentito a me conviene, credevo di star bene e per farmi dispetto, e m'ha venduto il letto e il cassettone, ragazze belle e buone, tutte da me imparate, zittelle maritate, a me il giudizio, se entra in un precipizio, dopo di fatte spose, poi so dell'altre cose, un nevo dire, adesso può finire e non può andare più là, polenta e baccalà, le ombo con bollo. Thank you.
Grande Marco, grande. Grazie, grazie dell'opportunità. È emozionante. Non pensavo, invece è molto emozionante. È bellissimo. Grazie, grazie a te, a tutta Papiglio, al collettivo, a Sergio Gargini e all'Anna Bonomini. Grazie Marco. Stai bene, salutaci tutti. Ciao Marco, grazie. Dopo Marco andiamo avanti e vi facciamo vedere una breve cosina prima del prossimo ospite. Prima vi abbiamo fatto vedere le strade di Popiglio come sono realmente stasera, come sono in questi giorni, e adesso ve le facciamo vedere come dovrebbero essere, ovvero come sarebbero state stasera 30 aprile se questa situazione non ci avesse costretto tutti a stare rinchiusi dentro casa. Quindi guardiamo così, soprattutto per chi non l'ha mai visto, che cos'è il maggio, e per chi l'ha già visto invece magari è un modo per farsi venire nostalgia del 2021 quando torneremo ad abbracciarci e a cantare insieme. Prego il video. Quello che ci siamo persi, però non ci facciamo prendere dalla malinconia e proseguiamo con il nostro programma. Prima di presentarvi la prossima ospite, vi volevo veramente ringraziare perché siete tantissimi, siete sempre di più, mai ci saremmo aspettati che così tanta gente avesse voglia di guardare questa cosa. Grazie a tutti quelli che stanno commentando, come vedete mandiamo in onda alcuni commenti, non ce la facciamo mandare tutti perché sono veramente troppi, ma continuate a farlo. Voglio salutare solamente una persona di chi ci sta guardando, perché non posso salutare tutti, saluto per tutti la più lontana, ovvero Rachele, che ha messo la sveglia stamattina, sta facendo colazione e ci sta guardando dalla Nuova Zelanda. Ciao Rachele. E adesso proseguiamo con un'altra grandissima cantante che è con noi e che è Laura Toscano. Eccola, ciao Laura. Ciao, grandissima, grazie. Come va? Molto bene. Come stai? Senti, cosa stai facendo in questi giorni? Cosa stai pensando? Cosa stai... Pensando tante troppe cose. Cosa sto facendo? Sto facendo l'orto e il giardino. Sono tutto il giorno a zappare, a trapiantare. E quindi, niente, una vita da contadini, una vita bella, perché qui dove abito io, sto a Firenze, vicino all'aeroporto. In questo momento gli aerei non volano. Ed è una bellezza, ragazzi, è una bellezza. Il cielo è tornato a essere il cielo, gli uccelli sono tornati a essere i padroni del cielo, è una meraviglia. Ho saputo purtroppo oggi che lunedì riprenderanno a volare qualcuno.
E quindi, insomma, e quindi si romperà un po' proprio... in un certo senso. E vabbè, un momentuccio, però si cerca di essere creativi, di fare tante cose, dai. Ma sì, dai. E quindi grazie innanzitutto di essere qui con noi stasera, e anche a te, cosa ci suoni? Allora, questa è una canzone che mi chiedete sempre, io la eviterei volentieri, ma me la chiedete sempre e non mi... È il tuo, la tua condanna, come... senso. E non mi riesce a rifiutarmi, quindi vi canterò Maremma, anche perché... Permettimi, Leo, Sergio, un salutino a questa mamma sarà contenta adesso che ho mostrato la foto. Perché siamo tutti qua per lui. Si innamorò della mia Maremma, nonostante Caterina Bueno e quanti altri l'abbiano fatta meglio di me, e mi ha condannato a cantarla a vita. Quindi la canto. Si addice al momento triste, al momento drammatico. Però subito dopo vi canto qualcosa di allegro, perché insomma bisogna un po' bilanciare, maggio e maggio, non tradiamo lo spirito allegro del maggio. Ok, vai Laura. Laura Toscano con noi al Maggio Pupiglia. Quindi basta tristezza e vi dico cosa c'ho nell'orto. Ho seminato l'insalata, ho seminato i pomodori e poi ho seminato un campo di carciofi, giovanottino, e m'hanno belle nati, giovanottino, e m'hanno belle nati, carciofi come te un bravvenuti.
la mamma un pane, io faccio l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è, la mamma un pane, che io faccio l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. Ho seminato un campo d'accidenti, se la stagione e me li tira avanti, se la stagione e me li tira avanti, ce n'è per te e per tutti i tuoi parenti, la mamma un pane, che io faccia l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. Ho seminato un campo di carote, tu sei venuto e te le sei mangiate, tu sei venuto e te le sei mangiate, il giallo te è rimasto sulle gote, la mamma un po' di cuore, io faccio l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. Un po' che io faccia l'amor con te, ma vieni amore, quando la mamma non c'è. Questa brava, te lo faccio io un applauso, ma te lo porto a nome di tutti, perché insomma anche nei commenti della diretta la gente sta dicendo ma quanto ci emoziona Laura, in effetti è sempre vero. Grazie di essere stata con noi, un bacio grande, grazie, ci sentiamo presto, dai, presto, ci sentiamo presto, anche speriamo. Ciao a tutti. Ciao Laura, grazie mille. Ciao, ciao. E andiamo avanti con una, diciamo, un collegamento, un altro collegamento che stiamo per fare con un altro nostro grande amico, Nicola Guscioni. Nicola Guscioni, anche lui è un po' l'istrumentista, un percussionista, è uno che suona qualsiasi cosa gli capiti sotto mano, e in particolare è anche un grande viaggiatore, quindi... come chi lo conosce di voi lo sa, Nicola ogni tanto va in India e torna con uno strumento nuovo, che poi si mette lì e lo suona e lo fa suonare. E quindi anche stasera Nicola Guscioni ha fatto così, e questo è quello che ci fa sentire. Prego. Eccoci qua in questa semidiretta per questo Maggio at Home di Popiglio. Francesca, ciao. Che mi aiuterà nel canto, questo è un armonium, e quindi questo sarà un armonium, uno strumento indiano, una tastiera. Questo sarà un maggio vagamente mistico. Thank you.
grazie, buon maggio a tutti, a presto rock and roll, presto una sega, speriamo, ciao a tutti, grazie. Grazie Nicola, grazie a voi, grazie Nicola, grazie Francesca per questa bellissima interpretazione che abbiamo, che ci avete dato, insomma, di Eccolo Maggio, così particolare, con questo strumento bellissimo. Andiamo avanti ancora con un altro grandissimo ospite in diretta, questo è il caso di dirlo, un grandissimo ospite, signore e signori, Ronnie Bargellini. Eccolo qua. Ciao Ronnie. Eccoci, ora. Ci senti e ci vedi? Bene, bene, bene. Sono imbarazzatissimo. Perché qua, come dire, il bello della diretta è che non sappiamo neanche noi cosa ci funzionerà e cosa no. Ronnie lo conoscete tutti, per chi non lo conosce ve lo dico io, è un grandissimo virtuoso dell'organetto diatonico, è una grande persona, un grande musicista, uno con tantissime ore di volo. E soprattutto voglio rivolgere a Ronnie un ringraziamento particolare, perché Ronnie non si è solamente prestato come gli altri a suonare qui questa sera, ma ha avuto un ruolo determinante anche nell'organizzazione di questa serata che vi stiamo presentando. Quindi Ronnie, grazie veramente tanto, perché il tuo apporto come al solito è stato fondamentale. Anche tu come va da quelle parti? E di insomma di essere insieme a voi, sono molto contento di essere qui, emozionatissimo, perché capito, gli altri anni eravamo tutti insieme, questo giro abbiamo meno male la rete e vediamo insomma di poter in qualche modo sdrammatizzare, questo è un po' lo scopo di questa serata. Poi sicuramente io mi emoziono e farò un sacco di arrosti stasera, perché altro che virtuosismi. No, vabbè, però dai, dai, niente, insomma, dai. Mi fa molto piacere essere qui in questa situazione. Grande. Lo strumento è il tuo fedele organetto. E cosa ci suoni? Ah, allora stasera io faccio il Maggio delle ragazze, ossia il Maggio di Rio Lunato, che non è altro che una poesia in musica di corteggiamento. È un po' quello che i giovani hanno sempre usato, almeno dai tempi della tradizione del maggio, per andare in qualche modo a omaggiare le ragazze, le donne da marito, per poterle in qualche modo convincere, oppure anche quelle che già ce l'hanno, non si sa mai, insomma, questo è. Certo. Ed è un brano, insomma, è godevole. Mi metto in posizione, in postazione. Fai tutto quello che vuoi, sei a casa tua, quindi fai tutto quello che vuoi. Grazie, farò conto. Puoi anche un po' spogliarti, fare veramente tutto. Inizio. Ecco il ridente maggio, ecco quel nuovo mese che viene dai paese ai nostri cuori, che viene dai paese ai nostri cuori. Ecco i cuori fiori di rose e risplende come il sole ogni riviera, risplende come il sole ogni riviera. E qui adesso c'è il rispetto. I rispetti praticamente servono proprio per enunciare in qualche modo questa proposizione amorosa, insomma, alla diretta interessata. Il musicista si propone in questa maniera, si propone. Io sono venuto per ambasciatore innanzi a voi, oh magnifica donzella. Io sono venuto per... aspettate. Io sono venuto per ambasciatore innanzi a voi,
mia magnifica donzella, qui mi ha mandato il vostro caro amore. Per lui io canto, per lui ho la favella. Qui interverrebbe sempre di solito il Buscioni, che vuole puntualizzare che non è una parolaccia, non si tratta di orpelleria sessile inconsistente e quindi poco efficace, ma insomma fa per puntualizzare, e quindi che è una cosa appunto seria. Qui mi ha mandato il vostro caro aiuto, per lui tanto, per lui io vi saluto, e vi saluto tante volte tante, quante ne può pensare la vostra mente, e fama tante che struggersi sempre, or tocca a voi ad essere costante. Musicale e vocale. Io però non sono una voce solista, quindi sono spesso un coro, mi manca giustamente tutti i ragazzi intorno che cantano, per cui ragazzi vi dovete accontentare della mia poca voce. Grazie di tutto davvero. Finite allora? Aspetta. Sono? Non sento nulla io, non sento niente. Che sarà successo? Eccoci, allora, scusateci. Dicevo, siccome qualcuno ce lo sta chiedendo in chat, che si è perso magari l'inizio di questa diretta, sappiate che appena questa diretta sarà finita, immediatamente dopo sarà visibile sia su Facebook sia su YouTube, quindi ve la potete riguardare domani, potete dirlo a chi non l'ha vista, potete fare tutto quello che volete, potete condividerla sui vostri social, continuate a commentare intanto e va bene così. Allora, stiamo cercando di portarvi appunto al maggio, vi abbiamo fatto vedere le strade di Popiglio deserte, vi abbiamo fatto vedere quello che sarebbe l'atmosfera di questi giorni, vi abbiamo fatto sentire un po' di canti e di canzoni e di musica che avreste sentito se fossimo stati in Piazza Popiglio. C'è l'aspetto alimentare però che è abbastanza fondamentale e che non lo vorremmo trascurare, perché appunto il maggio è un canto di questo, ovvero nasce come un canto che si fa casa per casa, quest'anno facciamo da casa per casa,
scusate, ma mi è venuta al volo, non me l'ero preparata. Però mi piace, anziché casa per casa, da casa per casa. Vabbè, si fa per chiedere a chi ascolta queste musiche in cambio vino e uova da consumare tutti insieme. Chi è venuto al Maggio Popiglio sa che poi alla fine, oltre a bere il vino, salute, si mangia il panino con la frittata. Ora, il panino con la frittata in streaming non ve lo potevamo dare, ve lo volevamo dare, ma ve lo potevamo dare. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato a un modo per mettervi nelle condizioni di farvelo stando comodamente a casa vostra. Ora, il panino con la frittata di base è una ricetta abbastanza facile, credo che tutti più o meno cerchino a farla, però per essere proprio sicuri, per non dare niente per scontato, come ci piace fare, per permettere a tutti di poterselo fare a casa, abbiamo fatto un tutorial. E quindi, grazie ai nostri chef popigliesi, grazie ad Arianna Ciampi e grazie all'Acqua Buonomini, vi insegniamo, se mai non lo sapeste, se lo sapeste scusate, ma un ripasso fa sempre bene, se non lo sapete fare, vi insegniamo a fare il panino con la frittata. Prego. Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come si prepara la famosa frittata del Maggio di Popiglio. Vi dico quelli che sono gli ingredienti: le uova, 2, sale da mettere poi quando si sbattono le uova, latte, anche quello da aggiungere quando si sbattono le uova, l'olio che ci servirà per ungere la padella e infine il pane. La ricetta è semplicissima, tutti la sanno, però facciamo un piccolo ripasso. Allora, prendiamo 2 uova. Nel piatto, ecco qua, e cominciamo a sbattere veloce veloce veloce. Poi, una volta sbattuto veloce veloce, aggiungiamo un po' di latte, intanto un pizzico di sale, mi piace salata, e si sbatte nuovamente. Ora accendiamo il gas. Prendiamo la padella, ci mettiamo un po' d'olio, che l'abbiamo qua su, poco, 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 voilà. Mettiamo la padella, facciamo riscaldare l'olio e mettiamo la frittata nella padella. Voilà. E aspettiamo che cuocia. Allora, come vedete, piano piano il sotto della frittata comincia a sudare, quindi con la forchetta alziamo piano piano i bordi. Se mi vede la mia mamma mi ammazza perché ritraccio tutte le padelle. E poi, allora, quelli bravi la girano al volo, a me non mi riesce, e si gira un piatto sul piatto. Olè. Si mette dall'altra parte. Che buon profumino. 2 minuti è pronta. Tanto si affetta il pane e qua poi ci mettiamo la frittata. Poi prendiamo una forchetta e la mettiamo nel panino. Questo sa proprio di maggio. Eccolo qua, il famoso panino con la frittata del Maggio di Popiglio. Sentendo un pezzettino, ma era quello che voleva dire. Grazie Arianna e grazie all'Apo soprattutto che ci avete fatto questa cosa. Ovviamente in questi giorni sono convinto che molti di voi staranno guardando programmi di cucina e il trend, noi lo abbiamo voluto cavalcare il trend perché ci sembrava giusto, e poi appunto ci sembrava giusto omaggiare, ecco, anche questo simbolo del Maggio di Popiglio al pari della musica e dei canti. Ma la musica e i canti sono protagonisti e restano protagonisti, e quindi abbiamo il nostro prossimo ospite, che è Luca, un altro pezzo fondamentale del collettivo folcloristico montano. Eccolo qua, ciao Luca, buonasera. Ciao a tutti, fondamentale. Ci senti, ci vedi? Dai. Ci senti, ci vedi, tutto a posto? Sì, ti vedo e ti sento. Molto bene. Penso anche gli amici da casa. Noi ti sentiamo molto bene.
Come va? Che stai facendo in questi giorni? Come stai? Boh, senti, la vita cittadina è un po' monotona, un po' siamo a casa, un po' si lavora, un po' si pulisce in soffitta, in garage. Queste sono un po' le cose che in questi giorni abbiamo fatto. E un pensiero è sempre al collettivo, e quest'anno è davvero un dispiacere grande il non poter essere tutti insieme. Mi manca il contatto con tutti gli amici, davvero. Ci manca a tutti. Speriamo con questa nostra cosa che abbiamo organizzato insieme di aver fatto almeno passare un po' di questa nostalgia, di questa malinconia alle tante persone che ci guardano e che ci stanno continuando a commentare. Dai, cosa ci fai ascoltare, Luca? Senti, ho pensato di fare un canto allegro, una canzone sicuramente allegra che facciamo praticamente sempre quando andiamo, è l'Inserenata, e con questo vorrei mandare un saluto a tutte, veramente tutte le donne, ragazze in ascolto, anche a tutti gli altri ovviamente, va da loro questo canto gioioso che è comunque un canto di maggio. E poi vorrei provare a fare così, in omaggio a Popiglio, la Befana di Popiglio, perché una ballata secondo me veramente bella, e oggi stasera doveva esserci il maggio a Popiglio, è davvero una sfortuna non poterlo fare, ricordiamolo così, con questa, d'accordo? Ok Luca, tutto tuo, facci sentire. Bene, un pochino meglio per starci meglio. Io non so se mi vedete bene, per ora sono a mezzo schermo con te, Leonardo. Vediamo benissimo. Vai, idealmente tutti insieme come omaggio a queste belle ragazze che sicuramente ci ascoltano. Saremo venuti a far l'inserenata, padron di alza, se contento siete, so che ci avete una figlia garbata, dentro alle quattro mura la tenete, ma se per sorte fosse addormentata, fatele un fischio che la scionnerete, ditele che parso un dei suoi amori la viene a salutar con canti e suoni, ditegli che è parso un dei suoi amanti la viene a salutar con suoni e canti. Aspetta che levo un messaggio, ok. Io ti vorrei vedere nel mio giardino e vederti sbocciare come una rosa, io ti darei volentieri un bacino, se sei contenta ti farò mia sposa, se sei contenta dimmi la verità, non mi venir bugiarda, se non così non va. Facciamo il secondo tentativo. Ecco qua. E la mia mano sfiora i tuoi capelli, e il tuo bel viso lo vedrò arrossire, quelli saranno per noi i giorni più belli, sarà una contentezza da gioire. Se sei contenta, dimmi la verità, non mi venir bugiarda, se no così non va. Diteli che le parson dei suoi amori la viene a salutar con canti e suoni, diteli che le parson dei suoi amanti la viene a salutar con suoni e canti. E ora l'abbiamo fatto. Scusate un attimo. Ecco, tanto per schiarirsi la voce. Allora io andrei. A ricordare questa bella canzone. Ecco che vien pianino, dai monti la Befana, con la sua nenia stessa
lontana, passa per il camino, fatela riposare, datele del buon vino e vedrete che con pochino la potrete contentare. Fatela riposare, datele del buon vino e vedrete che con pochino la potrete contentare. Nacque da padre zoppo e certo no, non è bella, è vecchia tesitella, ma buona in verità. Aprite il borsellino oppure la credenza, che noi certo avremo pazienza di aspettare qui un pochino. Aprite il borsellino oppure la credenza, che noi certo avremo pazienza di aspettare qui un pochino. Grazie miei cari amici, vi dice la Befana, che la sua nera strada vi possa far felici. Adesso riprendiamo la nostra camminata, è finita la serenata, quest'altra non ritornerà. Adesso riprendiamo la nostra camminata, è finita la serenata, quest'altra non ritornerà. Non ti sento, ma ti vedo, è già qualcosa. Ciao a tutti. Eccomi, ciao Luca, grazie, grazie di tutto. Speriamo di vederci presto e forza così. Forza pure, ciao, ora ti sento, ciao. Ciao Luca, ciao. Allora, adesso andiamo avanti, non abbiamo un ospite solo, ne abbiamo tre addirittura tutti insieme. Chiedo a Luca se riusciamo a metterle tutte e tre in video. Loro sono le figliole. Le figliole sono, eccola. Ciao! Una. Ciao! Due. La terza non si sa se ce la fa, non perché si fa. Ce la fa. Sono Pamela Cerchi, Rachele Giannini, Stati Piastrelli e insomma sono molto contento che siano qui per vari motivi. Intanto, io sono il frutto, diciamo, più fresco della tradizione del canto popolare della montagna pistoiese. Sono ragazzi molto giovani che hanno questo progetto molto, molto bello e ci fa molto piacere che siano qua. Come state, ragazze? Chi parla? Bene, lontane. Cosa ci raccontate? Cosa fate in questi giorni? Come ve la passate? Ci si prova un po' a barcamenare tra prove a distanza con vari impedimenti tecnologici. Però ci abbiamo provato, ci siamo anche riuscite, dai, con buoni risultati. Qualche video a distanza per alleviare il tempo. Assolutamente. Ecco, stasera le figliole non suoneranno in diretta perché loro sono un trio e suonare in streaming non si può fare. Ci abbiamo provato perché sarebbe piaciuto anche a noi fare dei canti popolari tutti insieme, ma è una cosa proprio tecnicamente impossibile. Quindi le ascolteremo e le ascolteremo con un video. Ci volete dire voi cosa suonate? Allora, la canzone è Poveri Soldati, che è appunto una canzone che tutti quanti conosciamo molto bene, a cui siamo tutti molto affezionati. E, è una canzone che è presente nel nostro CD, che è stato registrato da Maurizio Geri, che ringraziamo tantissimo.
perché insomma è stato veramente fantastico. E quindi niente, ecco, volevamo presentarla stasera. Noi siamo veramente molto contenti di farla ascoltare, e io lo sono in particolare, perché Poveri Soldati è un canto popolare al quale sono particolarmente affezionato, un canto che racconta di cosa avvenne più di due secoli fa, quando la provincia di Modena fu annessa al Granducato di Toscana e i militari del Granducato di Toscana vennero mandati a presidiare il confine con il confine dell'Appennino. Ed è un lamento di soldati, ed è un canto antimilitarista, forse è il primo canto antimilitarista della storia della tradizione popolare. E poi voi ne avete fatto una versione veramente bellissima, che ora anche loro ascolteranno. Ci salutiamo in attesa di far vedere il vostro video. Cosa state preparando? Dove vi troveremo? Quando torneremo tutti liberi? Appena si può, si fanno delle prove subito, sicuro. Sì. Poi si spera di avevamo dei concerti, ma speriamo di riprendere quei concerti lì che sono saltati. Speriamo di vederti presto. Ci rivediamo sicuramente a Popiglio fra un anno esatto, e sicuramente in uno dei vostri concerti. Intanto, se le conoscete, sapete già che sono bravissime. Se non le conoscete, ascoltate la versione di Poveri Soldati che ci hanno regalato per questo maggio di Popiglio del 2020, stando a casa. Grazie ragazze, grazie Pamela Cerchi, grazie Rachele Zannini, grazie a tutti Astrelli, grazie alle figliole che ci fanno ascoltare Poveri Soldati. Ciao! Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Ciao. Oh poveri soldati, finite la cuccagna in cima alla montagna, c'è un quartiere, ci si sta volentieri, ci si sta volentieri, perché c'è l'acqua buona.
sua faccia oliva. E queste erano le figliole. Io farei un grande applauso, sono sicuro che voi da casa vostra, davanti ai vostri computer, davanti ai vostri cellulari, davanti a YouTube, non so dove ci state guardando, so che siete sempre di più, che continuate a commentare, e questo ci fa veramente molto piacere, perché segno che abbiamo avuto un'idea che ha fatto piacere a tante persone, ha fatto passare un'ora di serenità a tante persone che, insomma, abbiamo, come sapete, abbiamo tanto bisogno di serenità, abbiamo tanto bisogno di sorrisi. Vi ricordo che una volta terminata la diretta rimane su Facebook e su YouTube, quindi ve la potete riguardare. Dopo le figliole andiamo da un'altra grandissima cantante che ci fa l'onore di essere qui con noi questa sera, e che è Serena Billeri. Ciao Serena, ciao Serena. Ciao a tutti, buonasera. Io aggiungerei che più che grandissima, grossissima. Dai, non ti conosce, Serena è una cantante lirica, sostanzialmente, una cantante lirica che però ha una grande passione per la musica popolare, e che quindi ha trovato il modo di far stare insieme, di far convivere queste due passioni e di regalarci delle grandi emozioni e delle grandi particolarità. Noi crediamo stasera, appunto, dovendo suonare ognuno da casa nostra, crediamo di aver riportato ognuno di noi un pezzettino di se stesso, un pezzettino del proprio modo di intendere la musica, un pezzettino del proprio modo di intendere le tradizioni popolari, e questa sera Serena farà proprio questo, come hanno fatto tutti gli altri che sono stati con noi fino ad ora. Anche a te la domanda classica, mi sembra una domanda banale, ma mi sembra la domanda più sensata da fare in questi giorni, e la domanda che farei anche a tutti i nostri ascoltatori: come stai? Come te la passi in questi giorni? Guarda, io, come diceva Marco Licheri all'inizio, mi ritengo fortunata, perché ho gli affetti familiari vicino e ho la possibilità di avere un po' di giardino per dove poter stare, quindi me la passo abbastanza bene. Poi continuo fortunatamente a mantenere la mia routine, perché porto avanti lo smart working, quello della didattica a distanza, perché appunto sono insegnante. E poi io non so voi, però io mi ero già preparata il panino con la frittata, cuscino di qualsiasi cosa, infatti penso che si sappia, insomma, che amo mangiare. Ma lo sapevi già fare o hai imparato grazie al tutorial di Arianna? No, ho fatto una frittata alla mia maniera. Quindi lo sapevi già fare da prima? No, quella di Arianna è la tradizionale, ecco, non ho rispettato i canoni, l'ho fatta alla mia maniera, è una rivisitazione. E anche stasera ci canti alla tua maniera, ok? Ma sì, io comunque non interpreto canti popolari con la lirica, ci mancherebbe, però insomma ho cercato di rimanere più fedele possibile a quelli che sono i modi canori del maggio, perché appunto il maggio mi piace viverlo. Mi sarebbe piaciuto viverlo di persona, ma cerco di farlo, insomma, più o meno rispettando quella che è la tradizione. Cosa ci fai ascoltare? Sì, stasera mi farò sentire allora dei brani che non sono propriamente della montagna pistoiese, ma che vengono comunque cantati di solito anche dal collettivo folcloristico montano. E appunto il primo con il quale apro ha delle similitudini abbastanza importanti con quella che può essere la nostra situazione adesso, ed è Italia bella mostrati gentile. Poi ricollegandomi a tutta la tematica che abbiamo descritto prima della figura della donna e di quello che è stato nel passato, farò il pan pentito, e dopo, se c'è tempo, se volete, si continua un po' di divertimento e un pochino più alleggeriti con gli stornelli mugellani. Dai Serena, facci ascoltare e facci divertire. Ok.
Italia bella mostra di gentile, e i figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, e non si ricordan più di ritornare, ancora qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America e ancora qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America emigrare. Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 si avvicina, la fame ci han dipinto sulla faccia, e per guarirla non c'è la medicina. Ogni po' noi si sente dire po' laddove la raccolta del caffè. Ogni po' noi si sente dire po' laddove la raccolta del caffè. L'operaio non lavora e la fame lo divora, e qui braccianti non san come fare andare avanti. Spereremo il Novecento, finirà questo tormento. Ma questo è il guaio, il peggio tocca sempre all'operaio. Non ci rimane più che preti e frati, moniche di convento e cappuccini, e certi commercianti disperati, di tasse non conoscono i confini. Verrà un dì che anche loro dovranno partire, laddove la raccolta del caffè. Verrà un dì che anche loro dovranno partire, laddove la raccolta del caffè. Ragazze che cercavano un marito, vedono partire il loro fidanzato. Vedan partire il loro fidanzato, e loro restano qui coi sorgurati. Verrà un dì che anche loro dovranno partire, laddove la raccolta del caffè. Verrà un dì che anche loro dovranno partire, laddove la raccolta del caffè. Le case restano tutte spigionate, gli affittuari perdono gli affitti, e i topi fanno lunghe passeggiate, vivan tranquilli con tutti i diritti. Verrà un dì che anche loro dovranno partire, laddove la raccolta del caffè. Verrà un dì che anche loro dovranno partire, laddove la raccolta del caffè. E poi il collettivo dice del caffè e anche un po' del tè. Dunque, a seguire vi propongo il pan pentito. Il pan pentito che appunto si rifà a quelle storie di donne che appunto qualche anno fa non avevano tutte queste fortune, perché ce le siamo conquistate, e, ed è giusto ricordarlo. Ecco la sposa che va a marito con 300 anelli al dito, 100 di qua, 100 di là. Ecco la sposa che se ne va. Quando l'ero ragazza innamorata, portavo il cappellino a mezza fronte, andavo ben vestita e ben calzata, le scarpe le logravo nelle ponte. Ora che l'ho passati i 20 anni, li logro nelle ponte e nei carcagni. Ora che l'ho passati i 20 anni, li logro nelle ponte e nei carcagni. E dammelo un bacino d'amore,
in cambio te ne rendo tre. Dammelo un bacino d'amore, in cambio te ne rendo tre. La ra 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 ra. Giovanettina che pigli di marito, se tu lo pigli te ne pentirai. Ti toccherà mangiare il pan pentito e tutti i sogni non li dormirai. E quando crederai d'andar da mamma, ti converrà a cantar la ninna nanna. Quando da mamma penserai d'andare, la ninna nanna converrà a cantare. E dammelo un pugnale in cuore, in cambio te ne rendo tre. Dammelo un pugnale in cuore, in cambio te ne rendo tre. Da 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 da. Quante canzoni e quante canzoncelle, la famigliola me le fa scordare. A chi manca le scarpe, a chi pianelle, e a mezzanotte mi chiedono il pane. Mira se mi son trovata al partito, la più piccina m'ha chiesto un marito. Alla più grande glielo vorrei dare, lei non lo vuole, mi fa disperare. E dammelo un pugnale in cuore, in cambio te ne rendo tre. Dammelo un pugnale in cuore, in cambio te ne rendo tre. E poi appunto, se volete, ci si diverte un po' di più adesso con gli stornelli mugellani. Ce ne sono mille stornelli mugellani, io ne ho fatti una selezione. Sicuramente voi che frequentate il Maggio di Popiglio potreste aggiungerne a seguire chissà quanti, e questo è veramente qualcosa che ci fa sentire comunità, ed è proprio questo il bello per il quale io stasera ho avuto il piacere di partecipare, perché il senso di comunità si mantenga vivo fino all'anno prossimo. Quando nasceste voi nacque un giardino, di tutte le bellezze c'erano i fiori. L'odore si sentiva di lontano, e specialmente l'odore di gelsomino. L'amore come l'elera, dove si attacca muore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. L'amore come l'elera, dove si attacca muore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. Quando nasceste voi nacque un bel fiore, la luna si fermò nel camminare, la luna si fermò nel camminare, le stelle si cangiarono di colore. L'amore è come l'elera, dove si attacca amore, così così il mio cuore si è attaccato a te. L'amore è come l'elera, dove si attacca amore, così così il mio cuore si è attaccato a te. Tutte le notti quando vado a letto, lo porto insieme a me il tuo sorriso, e non va via neppure se m'addormento, così mi pare d'essere in paradiso. L'amore come l'elera, dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. L'amore come l'elera, dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. Vieni mio bel morino, si gioca a carte, e sa da fare i giochi che sa
so io, le picche fiori metti lì da parte, e se ti manca un cuore e ti do il mio. L'amore come l'elra, dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. L'amore come l'elra, dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. Se tu sapessi il bene che ti voglio, faresti un focolino in mezzo al mare, faresti le girandole di foglio, l'acqua dei fiumi faresti fermare. L'amore come l'elra, dove si attacca amore, così così il mio cuore si è attaccato a te. Come l'elra, dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. Finish. Non vi sento, però vi voglio bene lo stesso. Eccomi, grazie di cuore. Grazie di cuore, Serena, grazie di essere stata con noi. Grazie di averci regalato queste canzoni. Andiamo avanti velocemente, stiamo per finire, purtroppo abbiamo l'ultimo ospite in arrivo, ma prima di mandare l'ultimo ospite vi volevamo far vedere un'altra piccola cosa che peraltro ha preparato il comandante Marco Ferrari, che è un montaggio di foto di persone, perché il Maggio di Popiglio è fatto di persone, perché soprattutto il collettivo folcloristico montano è fatto di persone. Il collettivo folcloristico montano l'avete sentito nominare mille volte stasera, perché diciamo è un'entità quasi che sta sopra di tutti noi. L'ho fondato, come vi dicevo, Sergio Gargini nel 1973, e da tutti questi anni sta andando avanti con varie forme, in vari modi, in vari contesti. Sono decine e decine le persone che in questi 47 anni lo hanno attraversato, il collettivo folcloristico montano, e ne sono usciti più ricchi sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista musicale, perché appunto ci si è arricchiti di questi contesti e di questo stare insieme. Sono certo che molte persone che stanno guardando la diretta hanno fatto parte del collettivo folcloristico montano, e il collettivo folcloristico montano fa parte della loro formazione culturale, civile e politica. E quindi prima di dare questo brevissimo video con queste facce del collettivo folcloristico montano, appunto ricordiamoci, mandiamo un pensiero a Sergio Gargini, che il collettivo folcloristico montano l'ha voluto, e pensate anche quanto è stato lungimirante Sergio Gargini nel chiamarlo collettivo. Grazie a questa sua definizione, grazie a questa sua elasticità, il collettivo folcloristico montano è rimasto in vita per quasi 50 anni, ed oggi diciamo se tutti noi siamo qui è grazie a quella esperienza musicale. Il prossimo video è appunto, come vi ho detto, preparato da Marco Ferrari, che suona anche la fisarmonica sulle fotografie. Prego Luca.
Bene, grazie, grazie Marco. Andiamo avanti con il nostro ultimo ospite, con il quale mi scuso anche, abbiamo fatto un po' tardi, ma d'altra parte quando ci si diverte il tempo vola. Ferruccio Scorcelletti è con noi, e il grande Ferruccio. Come stai? Ciao a tutti. Ci vedi e ci senti? Molto bene, molto bene. Senti anche te, come stai? Come... Nel frattempo io mi sono bevuto un piatto di vino. Guarda, come nel buon stile dei magi, no? Una compagnia. Quindi confesso anch'io questa ecco, cosa. Ecco, allora faccio un brindisi. Dai, facciamo un brindisi. Facciamo un brindisi. Un brindisi a tutti voi, se siete lì. Visto che comunque siamo alla fine di questa serata, facciamo un brindisi tutti insieme. Idealmente facciamolo tutti insieme. Dai, io brindisi virtuale, dai. Vi dico una cosa, io sapevo cosa avrebbero suonato tutti gli ospiti tranne Ferruccio, che Ferruccio non me l'ha detto, ma io gli ho detto: Ferruccio, non ti preoccupare, tu suona tutto quello che vuoi, sei a casa tua, sei un nostro grande amico, sei un grandissimo cantante, sei un grandissimo musicista, quindi puoi fare tutto quello che vuoi. Cosa ci fai sentire? Allora, senti. Ok, è un po' in ritardo. Ho sentito tutto bene fino ad ora, ho un po' di problemi di linea in questo momento, ma non ora ti vedo. Cosa ci suona? Volevo fare un ringraziamento chiaramente a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo evento, chiamiamolo così, dai. E soprattutto a voi che l'avete organizzato, anche a Luca, che è il regista, che mi ha contattato, Luca Dominici, e a te, veramente un grazie sentito, perché è una cosa bella. Quando ci avremo i capelli bianchi ci ricorderemo di questo evento online. Grazie a voi che l'avete reso possibile. Quindi se ci vuoi dire cosa suoni, ce lo dici, altrimenti suona e noi ci fidiamo ciecamente di te. Suono. Vai. Ecco marchi miei signori, che fiorisce il mondo tutto, ogni pianta ed ogni frutto, tanto amore porterà, tanto amore porterà. Belle vite che dormite, vostre membra riposate, e se gli occhi non aprite, passa maggio e non sentite, belle bimbe che dormite. Laggiù sotto a quelle volte c'è un bel mandorlo fiorito, e c'è donne da marito, Dio gli dia buona sorte. Laggiù sotto a quelle volte, se dell'ova non ci date, pregheremo per le galline, che da volpi e da faine vi siamo tutte molestate, e se l'ova non ci date. Se ci date del prosciutto, ti cantiamo omaggio tutto, per un bel bicchier di vino, vi cantiamo per benino, vi cantiamo per benino. Se ci date una mezzana, ti si canta una settimana, per un bel bicchier di vino, vi cantiamo per benino, vi cantiamo per benino. Thank you.
Volevo fare anche un'altra canzone che non è stata fatta stasera. Ne faccio soltanto un pezzettino. Giovanottino dalle tre camicie mi viene incontro per rifar la pace. Mi viene incontro per rifar la pace. Ma il cuore mio col tuo è un se la dice. Vai via, Bria, papà, vero sei tu. Quando cammini ciondoli, quando cammini ciondoli, va via, Briao, papà, vero sei tu. Quando cammini ciondoli ed io non ti voglio. E quando tu venivi a casa mia, la meglio seggiolina era la tua, la meglio seggiolina era la tua, perché non vieni più. L'ho data via, vai via, Briao, papà, vero sei tu. Quando cammini ciondoli, quando cammini ciondoli, va via, Briao, papà, vero sei tu. Quando cammini ciondoli ed io non vivo più. Ciao. C'aveva un uccellino senza le penne, c'aveva il vizio di baciare donne, c'aveva il vizio di baciare donne, la prima che baciò la lì si svende. Vai via, Briao, papà, vero sei tu. Quando cammini ciondoli, quando cammini ciondoli, va via, Briao, papà, vero sei tu. Quando cammini ciondoli ed io non vivo più. Ho seminato un campo d'accidenti, se la stagione me li tira avanti, se la stagione me li tira avanti, ce n'è per te per tutti i tuoi parenti. Ma va via, Briao, papà, vero sei tu. Quando cammini ciondoli, quando cammini ciondoli, va via, Briao, papà, vero sei tu. Quando cammini ciondoli ed io non vivo più. E là in mezzo al mare c'è un fiasco unto, tutti vogliono sapere di che c'è dentro, tutti vogliono sapere di che c'è dentro, e dentro ci sei te, e per l'appunto vai via, Briao. Papà, vero sei tu, quando cammini ciondoli, quando cammini ciondoli, va via, Briao, papà, vero sei tu, quando cammini ciondoli, ed io non vivo più. Speriamo di trovarsi presto insieme. Non ti sento. Ero muto, scusate. No, ti dicevo grazie, ti ringraziamo solamente, grazie Ferruccio di essere stato. Grazie a voi ragazzi, è stato bellissimo. È stato bello, è stata un'emozione veramente, veramente grande dall'inizio alla fine, quindi noi non possiamo che ringraziarti e come dire, speriamo di vederci presto, dai, speriamo di tornare a suonare insieme presto, speriamo di vederci presto. Ciao Ferruccio, grazie ancora. Grazie a voi, ciao. Ok, dai, e con Ferruccio abbiamo finito, perché, come dire, siamo andati molto oltre i tempi che ci eravamo dati, ma ci siamo divertiti un casino, dire la verità, insomma, sono abbastanza consapevole di questo, perché vi abbiamo fatto ascoltare un sacco di bella musica. Vi chiudiamo con l'unico modo che potevamo chiudere, però prima di chiudere, scusatemi un altro minuto, datemi un altro minuto solamente, perché devo fare un po' di ringraziamenti. E voglio fare un po' di ringraziamenti soprattutto a cominciare da chi, diciamo, insieme a me ha organizzato questa serata, che ha fatto anzi molto più di me, perché io alla fine ho fatto solamente un po' di intrattenitore, ma quello che ha fatto funzionare tutto questo è Luca Dominici, e quindi un bel applauso virtuale. Luca, fatti vedere un attimo, dacci un saluto, eccolo là. Ciao a tutti.
da casa sua ha fatto funzionare tutto, è venuto tutto alla grande, Luca, come dire, credo. È venuto tutto alla grande per merito vostro alla fine, e approfitto anzi di questa mia breve comparsa per ringraziare te, visto che se non lo faccio io, no, da qui in poi non lo farà più nessuno, per aver organizzato, per aver preso contatti, fissato scaletta video, presentato, aver fatto tutto quanto. Quindi grazie Leonardo, grazie a tutti quelli che hanno suonato e a tutti quelli che hanno visto questa serata, che oramai dura da quasi 2 ore, quindi speriamo, visto che la media delle visualizzazioni si è mantenuta costante, infatti è incredibile di avervi intrattenuto per questa serata. Un saluto anche a Jessica e a Gaia che ci hanno fatto vedere un po' il figlio. Aspetta. Sì? Eccole. Ciao ragazze, grazie. Ok, e poi ancora i ringraziamenti vanno soprattutto a tutti i musicisti, a tutto il nostro fantastico cast, a Marco Licheri, a Luca Duceschi, a Ronnie Bargellini, alle figliole, a Nicola Buscioni, a Serena Billeri, a Ferruccio Scorcelletti. Grazie ancora ad Arianna Ciampi, a Lapo Bonomini che ci hanno insegnato a fare la frittata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, un altro po' di ringraziamenti sparsi di persone che come dire, ci hanno dato una grande mano a far funzionare tutto questo, che sono Marina Possentini, che sono Anna Buonomini, che ci segue sempre con un grande affetto e alle quali mandiamo un grande bacio, che sono Maurizio Nesti, Diego Nardini, Samuele Nesti, ancora Giacomo Buonomini. Ultimo, l'ho lasciato, ma non per ordine di importanza, anzi è un ringraziamento speciale che voglio fare, che va al comandante Marco Ferrari, che è stato, diciamo, un'altra anima importante di questa serata, che ci ha spinto a farla, ci ha dato una grande mano, e senza di lui tutto questo che avete visto non sarebbe stato possibile. Quindi grazie a tutti, finiamo nell'unico modo possibile con cui si può finire il maggio di Popiglio, ovvero, e qui cantate pure, tanto ormai abbiamo finito, liberatevi, con Bella Ciao, esegue il collettivo folcloristico montano dall'Aria del Grillo di Popiglio. Prego.